Sì, siamo con Mister Zeoli. Mister, partiamo necessariamente, inevitabilmente dal risultato perché è l'elemento fondamentale, l'elemento più importante di questa partita. Eh sì, ci vogliono questi tre punti. Sapevamo che in queste due partite dovevamo farli a tutti i costi. Questo penso sia il lato positivo. Poi sapete benissimo, vedete anche voi, che ci sono tante cose da migliorare e cerco di dare continuità per farli sentire un po' più tranquilli quando hanno la palla nei piedi, però sono contento del primo tempo, mi aspettavo la loro reazione, non mi è piaciuto, non mi sono piaciuti i primi 5 minuti del secondo perché non capiscono che sui piccoli dettagli anche l'atteggiamento di quando rientri in campo deve essere lo stesso e forse per questo questa squadra non regge l'attenzione per tot minuti, però alla fine sono contento per questi tre punti. Questa partita in qualche modo rispecchia la stagione del Catania, una partita altalenante, c'è stata una prima fase, la seconda fase l'ha descritta lei, poi il pareggio del Cerignola, la pressione costante della squadra ospite che vi ha messo parecchio in difficoltà e poi però quella giocata che ha di fatto dato il là al gol decisivo, peraltro lo abbiamo detto anche Roberto Zammarini, ha fatto un gol da centravanti puro. Sì, noi per esempio abbiamo lavorato tanto sul riempire l'area, certo, il primo tempo l'abbiamo fatto anche bene e niente, Roberto su queste cose è bravissimo, c'è stato anche quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci vuole, perché se tu lavori tutta la settimana soffri perché a livello sportivo comunque c'è tanta tensione. Però se la vivi così poi verrai premiato, se sei superficiale e non affronti neanche gli allenamenti in un certo modo poi alla fine non vedo come vincere le partite, dunque sono questi anche i piccoli dettagli che vanno messi in considerazione. E ci sono i due episodi del gol, quello subito e quello realizzato, che sono un po' quello che lei aveva anticipato ieri in conferenza stampa, ha detto fare attenzione, i piccoli dettagli, giocare palla su palla e anche il pallone, la giocata finale è importante, sia in fase di non possesso sia in fase di possesso, e così è stato. Insomma. Sì, il primo gol, un ragazzo di un'intelligenza unica, attento e concentrato, faccio un esempio, prima del cross, quella palla, io credo che ci sono dei momenti dove non c'è vergogna a mettere il pallone fuori, non l'abbiamo fatto, Alessio ha provato a giocarla, hanno fatto un cross, l'avevamo anche preparata nello staff sul fatto della seconda palla, sul secondo palo e poi su un rimpallo è andato a finire sul secondo palo, hanno segnato loro. Questa si definisce vittoria sporca nel gergo, no? Però quanto vi può aiutare mentalmente adesso poi ad affrontare soprattutto la finale di Coppa Italia, ma non solo, perché il campionato ancora c'è e presente? Sì, a livello di classifica, se devo essere realista, adesso buttiamo dentro, se così ci dicevano che dovevamo soffrire per i play-out, ne buttiamo altre di squadre dentro, però io sono fiducioso nel fatto che possiamo migliorare, ci sono margini di miglioramento, mi affido tantissimo allo staff, sia medico sia Pietralia, perché possono fare tanto, e poi metteremo qualcosa di nostro, come piano piano stiamo mettendo, senza stravolgere nulla. L'ultima, nel senso che questa squadra comunque nel momento di maggiore pressione ha dimostrato comunque di saper soffrire e magari di trovare l'occasione giusta per svoltare. Sì, così è stato, anche i cambi sono stati fatti, potevo mettere Peralta al posto di Chirico, però sapevo che non ripartivo più, Diego lo avevo preventivato in mezzo al campo perché sapevo che tra Sturaro e Welbeck ci devono essere dei cambi, poi l'infortunio di Conte che mi ha cambiato un po' i piani, Marco è entrato bene, Chiarella può fare di più per me, può fare veramente di più, però mi è servito per dare profondità e poi gli ultimi 5 minuti ci siamo messi a 5 e ha fatto anche la seconda punta insieme a Costantino. Grazie, grazie.